pillole di Non Solo Suoni, speciale Festival di Sanremo. È tutto ormai quasi pronto per il via alla più attesa manifestazione canora d'Italia, al Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio, e noi vogliamo in qualche modo accompagnare questa kermesse con il nostro stile, cioè parlando dei concorrenti in gara, dei big, dei personaggi che hanno segnato la storia della musica italiana e che non sono pochi in questa edizione del Festival. Inizieremo dagli ex PUD, due di loro, ovvero Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, anche se prima di dedicarci a loro vogliamo introdurre un po' questa edizione. Innanzitutto si tratta di un festival targato Claudio Baglioni e l'impronta del cantautore romano è ben visibile nella scelta degli artisti, ma anche nel tipo di kermesse che si annuncia all'Ariston. Sul palco con lui Michel Hunziker della scuderia Mediaset, anche se ormai da qualche anno la barriera tra canali TV è stata abbattuta. Non senza polemiche per il cachet da 400.000 euro, la bella e brava comica e presentatrice torna dunque a Sanremo dopo l'esperienza del 2007, quella volta al fianco di Pippo Baudo. Insieme a lei l'attore Pierfrancesco Favino, oltre appunto al direttore artistico Baglioni, che ha curato personalmente la selezione dei big in gara. E veniamo ai nomi con una prima carrellata, sulla quale poi torneremo con tutte le informazioni e le curiosità. Oltre a Facchinetti e Fogli ci sarà anche un altro ex PU, ovvero Red Canzian. Grande attenzione poi è rivolta alla performance di Elio e le Storie Tese, che dopo l'apparizione all'Ariston, dove furono già protagonisti in passato, dovrebbero sciogliersi definitivamente. Tra gli altri volti noti, sempre sul palco, ecco poi Ron e Max Gazzè, mentre a rappresentare la musica indie italiana ci sarà la band dello Stato Sociale. Altro ritorno è poi quello degli Avion Travel, o meglio del leader del gruppo Beppe Servillo, insieme al sassofonista Enzo Avitabile. Una voce che sarà senz'altro molto gradita è poi quella di Mario Biondi, con un altro grande ritorno, ovvero quello di Luca Barbarossa. Tra i big del passato canterà anche un'intramontabile Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico. Farà suo ritorno poi la band più giovane ma fermata da anni delle Vibrazioni, mentre dopo un ritorno nei mesi scorsi ecco che anche i Decibel di Enrico Ruggeri non mancheranno all'appuntamento, a molti anni di distanza dal loro periodo punk e rock. Concludiamo questa prima puntata con qualche altro nome, ovvero quello di Fabrizio Moro, anche lui già sanremese, che si esibirà insieme a Ermal Meta, che lo scorso anno riscosse enorme successo. E poi, in campo femminile, come non citare la voce di Nina Zilli e di Annalisa, oltre a quelle di Roy Paci e Diodato in campo maschile, mentre a chiudere ecco che ricordiamo anche i The Colors, che sicuramente riscuotono un maggiore successo e seguito tra i più giovani in una edizione, la 68esima, che non sembra ricca di novità musicali in termini di generi e nomi come quella dello scorso anno, o quantomeno sembra tornare nel solco della tradizione. Non resta dunque che stare a vedere, o meglio a sentire.